Ora, c'erano assensi e dissensi da capo mosso, Zanda, Meletti, nel frattempo chiedo alla regia di vedere un po' di tabelle sul disagio che danno l'idea e traducono il disagio sardo, per esempio parliamo di automobili, è un settore naturalmente in crisi più in generale, ma le immatricolazioni di autovetture nei primi 8 mesi dell'anno, naturalmente il 2011, sono diminuite di quasi il 25%, cioè il doppio della media nazionale, dati della Banca d'Italia. Insomma, voglio dire, questo è già un dato significativo, credo, per tutto quello che comporta. Rapidamente, Zanda, sul discorso aiuti e via dicendo? Ma sai, io qua vedo soprattutto il lato politico della questione, cioè per quel che riguarda per esempio le tariffe elettriche, è indubbio che l'Italia soffre per 3 anni e mezzo di discredito in Europa e quindi ha un trattamento che molte volte anche penalizzante rispetto ad altri paesi. Il ritardo sulle infrastrutture è un ritardo nazionale, ma in Sardegna è particolarmente acuto perché la Sardegna è stata dimenticata e soprattutto non ha mai avuto nessun indennizzo per sanare il problema della discontinuità territoriale, che è un problema gigantesco per la Sardegna, che produce costi enormi. D'altra parte, diciamo, siamo il caso Alcoa, ma anche Porto Torres, insomma, sono al centro di un problema gigantesco che è dato dalle conseguenze della globalizzazione, cioè la multinazionale che è proprietaria di Alcoa non ha altro obiettivo che quello del proprio interesse. Quindi probabilmente, diciamo così, questo ci deve essere intanto una lezione, perché qui... non è la prima però. Abbiamo un governo nuovo e dobbiamo chiedere al governo nuovo di far tesoro di queste esperienze. Tanto per ricominciare, quando si concede a un'azienda un beneficio, come è stato concesso all'Alcoa con le tariffe elettriche, bisogna che questo beneficio sia contrattualizzato con impegni, per cui l'azienda non può andarsene via senza pagare un risarcimento danno. Seconda questione gravissima, che non riguarda soltanto Alcoa, ma in Sardegna riguarda molte altre aziende, c'è il problema delle bonifiche. Allora, le aziende che hanno che impianti che producono dei disastri ambientali e se ne vanno via, pagano o non pagano? Cioè, voglio dire, queste sono delle questioni enormi, con dei costi per... No, ma non li lasciamo così sospesi i telespettatori. Pagano o non pagano? Non pagano. Non pagano. Ma questo è gravissimo. Questo riguarda, naturalmente, la Sardegna, l'abbiamo detto per questi episodi, ma riguarda parti enormi dell'Italia, Napoli, Marghera, Venezia, Genova... È verissimo, solo che i dati sardi sono, per certi versi, ancora più preoccupanti, come disagio occupazionale, la natalità... Ma perché la Sardegna parte indietro... Perché la Sardegna è, pur non essendo, insomma, è catalogabile come mezzogiorno vero e proprio, parte indietro perché le condizioni economiche della Sardegna sono condizioni molto, molto delicate, e perché poi la Sardegna, e questo riguarda anche la classe dirigente sarda, non ha saputo tutelare le proprie naturali ricchezze. Guardi, la questione dei pastori sardi e il movimento dei pastori sardi, di cui abbiamo letto sui giornali quando hanno occupato, è un movimento significativo, perché è l'indice di come appunto in Sardegna non si sia stati capaci di... Prima di tornare in studio con Meletti, sì, che gli altri, naturalmente riandare anche a Cagliari, vorrei rivedere quel dato sul turismo. Bene, nei primi 6 mesi del 2011 la Sardegna ha assorbito il 2,5% del flusso turistico nazionale contro il 3,3% dello stesso periodo del 2010. Questo è un dato molto molto importante per una... diciamo negativamente importante per una regione con le caratteristiche della Sardegna. Allora, adesso però, visto che il nervo scoperto dei pastori è stato appena evocato da Zanda, nervo scoperto in senso serio, non in senso, diciamo così, trucido, io vorrei vedere un servizio che ha mandato in onda L'Ultima Parola, una trasmissione di Rai 2, un servizio di Monica Raucci dell'ottobre scorso, quindi stiamo parlando di 3 mesi fa. C'è al centro di questo servizio un pastore particolarmente in gamba, Ovidio Marras, vediamo. Ovidio Marras, 81 anni, un po' pastore, un po' contadino, una vita passata in solitudine, è quella di una rivoluzione vinta da un piccolo contro i potenti. Siamo in provincia di Cagliari e questa che vedete è la spiaggia di Tuaredda, una delle più belle al mondo.
Qui una grossa cordata di banche e imprenditori ha costruito un megavillaggio a pochi metri dal mare. Loro sono i potenti, enormi colossi finanziari e imprenditoriali, nomi come Benetton, Marcegaglia, Caltagirone. Il piccolo invece è Ovidio, che si è visto deviare dalle ruspe la strada di casa che lo portava al mare, e allora ha fatto causa. Un giudice gli ha dato ragione e ora può far abbattere l'albergo. Lei vuole buttare giù? Certo. Poi tanto non che sia strada prima di essere fatto su quella piccolissima. Io sono più da manco nascio, e manco suo babbo via nascio quando dove sia strada. Poi mi contenni con suo arrogo da merda, subito ti fai abbiccare sulla strada. Poi tanto il distrutto tutto, non te la sa una, poi arricordo che dove via lo lascio. Lei è contro Benetton, che è un uomo importante, famoso, con molti soldi. Non ha paura? Io non ne ho di nessuno di paura. Chi si conta con noi, no, non si conta. Anche se le offrono moltissimi soldi, lei non va via. Daniela Cavu, lei lo capisce dall'alto dal basso, insomma, della sua giovane età, lo capisce il sardo parlato, sì, così al di là dei sottotitoli? Sì. Dunque, c'erano sorrisi, ma diciamo così, approfonditi, esistenziali a sentir parlare il sardo in studio da parte dei sardi. Zedda, in particolare da Cagliari, aveva un sorriso, come dire, che era tutto un programma. Ha vinto davvero il pastore? Glielo abbattono l'albergo, Zedda? Quella è la spiaggia dove io sono andato per tanti anni. È una spiaggia che andrebbe già tutelata e preservata, perché sono già troppi i turisti che vanno lì su quella spiaggia. Figuriamoci con una come dire, presenza ulteriore che ha devastato completamente la collina alle spalle della spiaggia di Tuerredda. Ed è, io mi auguro che Ovidio Maras vinca questa battaglia, perché la speculazione sulle coste ha semplicemente consumato il territorio e ha privato la Sardegna di spazi e aree incontaminate che potrebbero e avrebbero consentito ulteriori flussi turistici. Insomma, non è detto che la vinca questa battaglia? Me lo auguro che la vinca. Bisogna arrivare alla fine delle battaglie per capire chi vince le guerre. In studio, Meletti? A me fa una certa impressione sentire il sindaco di Cagliari che affida le sue speranze di governo del territorio e di salvataggio dalla devastazione di un pezzo di territorio sardo al pastore Ovidio Maras, con le sue cause davanti al TAR. Guarda che essendo in un altro territorio non ho competenze su Tuerredda. Ma per carità. Secondo lei io non ho protestato per queste questioni. Ho fatto una battaglia sulla tutela delle coste. Non è che ho delegato la politica al pastore di Tuerredda, guardi. Non volevo polemizzare. Non polemizziamo, non perché non si possa o si voglia polemizzare. Il problema è che lui fa il sindaco, il pastore fa il pastore e la Sardegna fa la Sardegna. Nei tre ruoli bisogna cercare di capire dove si va a parlare. Quello che volevo dire è che in questo senso è abbastanza impressionante la cosa. Forse Ovidio Maras meriterebbe lui di essere fatto governatore della Sardegna per una ragione molto semplice, anche se non hanno appare una visione dell'ambiente diversa, lui e il governatore Cappellacci, lo posso documentare da una lunga pubblicità redazionale, lettera giornalistico preredazionale, di cui avremmo volentieri parlato con lui se lui ci fosse, ma non si può avere tutto nella vita, che è uscita l'11 di settembre sull'Unione Sarda, la Nuova Sardegna, una bella paginata in cui si dicono cose del tipo vogliamo che i nostri figli e i loro figli, ancora dopo i figli e i loro figli, quindi insomma, c'è una certa filogenesi, nascano, crescano, conoscano e portino dentro di sé quella Sardegna che noi abbiamo conosciuto, libera e forte nel suo aspetto come nel suo cuore, che sa difendere la sua bellezza ma che rimane vitale e capace di aprirsi al mondo senza perdere la sua identità e la sua storia. Ma è difficile dargli torto. Assolutamente. È molto bella. E come allora, però, no, scusa, la domanda poi è allora. Cioè, ecco, la questione, secondo me, si chiama Cappellacci, Adesso quando uscite dallo studio sapete che almeno siamo stati utili, siamo serviti a rendere pubblica un'informazione che era tenuta sotto traccia. Ugo,
Cappellacci, la ragione per cui Ovidio Marras dovrebbe essere fatto governatore della Sardegna è questa, che lui quando parla, anche se parla in sardo, ha una cognizione del tempo. Guardate che quello che... Meletti, tu stavi guardando lo schermo è il piacere dell'orrido che attrae, no? La televisione si fa per gli schermi, in fondo siamo un piccolo o un grande schermo. Qui c'è una citazione del summenzionato Cappellacci che dice: il grande limite della Sardegna siamo noi sardi. Dove lo dice? Lo dice in un'intercettazione parlando con quel simpatico gruppo, quei compagni merende di Verdini, il coordinatore del PDL, e via dicendo, i fusi. Imprenditore, adesso è un'inchiesta in corso, non è il momento di trattarla, diciamo così, anche perché sennò c'è fra quell'inchiesta, altre inchieste, richieste di rinvio a giudizio, cosa, cioè, perdiamo un'altra oretta, altro che villaggio. Allora, però, detto questo, invece, qui se lo stesso governatore dice che il problema siamo noi sardi, capite che viene spostato l'obiettivo della... Sì, anche il limite dell'Italia sono gli italiani, ma queste sono frasi così, che andiamo avanti. Giusto per farsi intercettare. C'è un piccolo particolare, che quello fa il governatore, e tu Meletti no, e via dicendo. Ecco, la stessa cosa varrebbe se dicesse Zanda delle cose forti di questo tipo, se ne assumerebbe la responsabilità. Ecco. Io volevo solo dire questo, che è la questione del tempo, cioè guardate che noi adesso, cioè la devastazione di Capo Malfatano, la chiusura dell'Alcoa, il caso Vinils, domani mattina potrebbero annunciare che chiude la Saras. E la cosa incredibile è che si parla, questa grande industria che ha delle inerzie, ha dei tempi che sono pluridecennali, viene gestita, considerata, e questo è un problema della politica sarda innanzitutto, che si affrontano queste cose come fossero delle improvvise calamità. Cioè il problema che si discute del costo dell'elettricità per l'Alcoa è un problema che c'è da sempre, sì, e che nessuno... pensate che 2 anni fa l'Alcoa già annunciò la chiusura, fu fatto un accordo tampone da Scaiola, ministro, sì, che gli ha dato per 2 anni ancora lo sconto sull'elettricità, poi disse... Ma c'era un patto, perché fino adesso è stato evocato il discorso del patto, capire se qualcuno poi risponde di questi patti. Il problema non sono i patti, perché i patti lasciano il tempo che trovano allora nel capitalismo globale. Il problema è che quando 2 anni fa gli hanno fatto la proroga dello sconto sull'elettricità, sì, giustamente il giorno che hanno firmato l'accordo, c'era Gianni Letta il governo, dissero: da domani mattina dobbiamo discutere poi della questione strutturale. Non ne ha più parlato? Non ne ha più parlato nessuno. Poi Scaiola gli è venuto fuori la casa comprata a sua insaputa, si è dimesso. E noi siamo in realtà, però adesso non è il problema Scaiola, qui nessuno in Sardegna, nessuno ha affrontato la questione. Io ho cominciato caso la trasmissione parlando con un politico importante come Luigi Zanda di che cosa può fare la politica centrale. Certo, poi il problema è cosa avrebbe dovuto fare la politica. Il problema dell'Alcoa è il problema di questi americani che hanno fatto una quantità di profitti tale negli anni passati, per cui adesso possono chiudere la fabbrica perché non ci perdono niente. Questa è una questione che è stata messa incinta nel 95 quando lo Stato gli ha venduto... Si pagano errori, quindi, se non solo errori è un eufemismo del passato. Adesso il problema, non è per parlare del passato, il problema adesso sarebbe di discutere che cosa fa la Sardegna, che cosa fa il Sulcis nei prossimi 10 anni. Cioè questa questione dell'alluminio non è questione di dire torniamo a Zed al discorso di cosa fare oggi in funzione poi di che cosa fare domani e dopodomani.